Buongiorno, sono qui per informarvi sul contenuto della delibera di giunta approvata il 24 dicembre, avente ad oggetto l'erogazione dei buoni spesa. Ebbene, abbiamo veramente fatto un ottimo lavoro che consiste in questo. Le modalità di accesso ai buoni spesa sono largamente conosciute dai cittadini, tant'è vero che sono arrivate più di 1.000 domande protocollate online da casa, quindi un ottimo lavoro fatto, non creando assembramento. I cittadini prontamente hanno risposto a questa nuova modalità. Ci sono due importanti novità. Uno riguarda le attività commerciali. Tutte le attività commerciali in cui si potrà spendere il buono spesa e sono quelle associate ad Edenred avranno uno sconto del 10%, ossia prima pagavano una commessa pari al 15%, oggi pagheranno una commessa pari al 5%, e questo è solo per le attività commerciali di Acerra. Inoltre, per il cittadino abbiamo con delibera di giunta stabilito un ulteriore buono spesa pari al 13% del valore dei buoni spesa che loro spenderanno ad Acerra. Tutti i cittadini, dopo che avranno speso i buoni spesa, potranno richiedere al Comune di Acerra un'ulteriore integrazione che sarà pari al 13% per tutti i buoni spesa spesi nei negozi del Comune di Acerra. Questo lo abbiamo fatto per alimentare il commercio locale. Quindi, ricapitolando, invito tutti i cittadini a spendere i buoni spesa ad Acerra. Ci sono due vantaggi. Il primo, alimentiamo il commercio locale. E il secondo, se conservate gli scontrini, quando avrete consumato tutti i buoni spesa a voi assegnati, potete fare richiesta al Comune di Acerra di avere l'ulteriore integrazione del 13% esibendo gli scontrini che avete speso nei negozi di Acerra. Tutto questo lo farete da casa, online. Farete le foto degli scontrini, li allegherete alla domanda, farete la domanda via PEC al Comune di Acerra e sempre con il Comune di Acerra colloquerete via PEC che vi darà l'ulteriore integrazione. Questo per creare un circuito virtuoso e fare in modo di aiutare il commercio locale e non andarsene in giro in altri comuni a spendere i buoni spesi assegnati al Comune di Acerra. Ebbene, tutto questo è un primo passo che abbiamo fatto verso il cittadino, verso il commercio locale, perché altre misure arriveranno presto ai commercianti. Se stiamo riflettendo bene, lo stiamo facendo per creare un criterio equo per tutti, sia per i cittadini che per i commercianti. Vi ringrazio e a presto per ulteriori aggiornamenti.